Ignazio De Francesco, monaco, studioso dell'Islam, di letteratura cristiana antica, sempre attivo nel dialogo interreligioso, un tempo era Sergio, lavorava nella comunicazione di una banca e poi nella radio della diocesi della sua città a Torino e dove è diventato giornalista. E poi cosa è successo? Cosa cercava? L'incontro con eh, Giuseppe Dossetti nel 90 è stato folgorante. Questo uomo che ha vissuto tutta la sua vita mi diceva con Dio e con la storia da una parte la, lo ricordiamo Dossetti è l'uomo politico della, resistenza, della resistenza, resistenza costituzionalista poi vice segretario della democrazia della cristiana tra i membri più influenti della, della, della costituente italiana ma a un certo punto già nella prima legislatura lui sente potente questo richiamo a una consacrazione totale a Dio e quindi lascia tutto arriva a Bologna fonda un centro di studio del cristianesimo anche delle religioni più ampiamente e Intorno a lei, lui si mh, raccolgono un gruppo di ricercatori dal sud, dal nord eh, Italia, che studiavano e pregavano insieme tutti i giorni. E da quella, da quella cosa lì, da quella vita di studio e preghiera nasce l'idea di una comunità. Piccola famiglia dell'Annunziata. Perché questo nome? appunto perché è piccola, vuole essere piccola, vuole essere una famiglia veramente con un clima di famiglia e poi l'Annunziata, Maria che riceve l'Annuncio, eh, Dossetti che era un costituzionalista e aveva bene chiaro la gerarchia delle verità, eh, dei principi nel diritto, lui diceva al vertice ci sta la Trinità e l'Incarnazione. Queste sono le due cose fondamentali e Maria è questo punto di incrocio tra Trinità e Incarnazione. Dove tutto è cominciato. Senta che, che uomo era Dossetti? Lei l'ha conosciuto quando era già molto anziano, ma nella vita comune quotidiana che uomo era? Noi lo conosciamo come protagonista del Concilio, tra l'altro come un uomo anche fervente anche nei dibattiti del tempo e eh, politici e ecclesiali. E nella vita quotidiana? Ah, dunque, era un uomo così, eh, mi verrebbe da dire, intanto un uomo di grande preghiera. Quando lui si immergeva nella preghiera, faceva una certa impressione eh, la sua concentrazione nella preghiera. E, e poi per un così, un tratto anche mistico, uno che si occupava dei lacci delle scarpe. Io ricordo quando lui veniva a Roma, io studiavo patologia a Roma, e lui era di passaggio, si voleva informare su tutte le cose della mia vita quotidiana, una per una, precisissime. E poi questo, questa, questo slancio verso la storia e, e verso i mondi. Quindi il fatto di essere cristiano, profondamente convinto della propria fede, non gli toglieva il eh, desiderio e l'apertura verso i mondi più lontani. Infatti, sempre è stato un uomo che è stato. Orientato verso Oriente, eh, prima, prima la Grecia, poi il Medio Oriente, quindi Gerusalemme, la Palestina e poi l'Estremo Oriente, l'India e potenzialmente anche la Cina. La comunità si è insediata a Montesole, che è una piccola borgata vicino a Marzabotto, là dove tutto è storia. Eh sì, lì è la grande, se potremmo dire, Montesole, lo ricordiamo perché molti telespettatori pensano più Marzabotto, no? la strage di Marzabotto, in realtà la strage, la grande strage di civili della seconda guerra Man mondiale si è eh, consumata a Montesole, dove noi viviamo adesso come casa madre, lì noi possiamo toccare con mano nel cimitero di Marzabotto dove sono stati trucidati ecco, decine, decine di civili, poi, poi erano donne, vecchi, bambini, e il naufragio dell'Europa. Perché l'esercito tedesco, il nazifascismo, rappresentava in un certo senso il vertice della cultura europea, Wagner, la filosofia, eh, la musica, tutto. Ecco, pensare l'esercito più potente in quel momento del mondo, più armato, la tecnologia, tutto quanto, e dei poveri contadini davanti. Noi vediamo, vediamo veramente il naufragio dell'umanità, nello stesso tempo la risurrezione dell'umanità. Ecco, perché potrei chiederle: l'Europa poi si è ripresa? I padri fondatori è naufragata di nuovo? Ma io penso che eh, l'ideale dell'Europa, in, rea in realtà, è che era poi l'ideale del mondo in quel momento, dopo una tragedia come quella della seconda guerra mondiale, la Shoah, e poi quanti? 50 milioni di morti, 60 milioni di morti, quant quanti feriti? Era mai più guerra, e poi tutti gli uomini sono uguali. Eh, e questa cosa che è nella Carta Universale dei diritti degli uomini la ritroviamo nella nostra Costituzione e la ritroviamo in un testo, se mi consente, bellissimo della tradizione semitica, io l'ho letto in un testo diciamo, islamico, arabo, la storia di Tabari, come tutte le antiche storie dei classici, inizia dalla creazione di Adamo. Quando Dio decise di, di creare Adamo, mandò un angelo a prendere terra da tutti i punti del mondo e quindi questo angelo ritorna con un po' di terra nera, un po' di terra bianca, un po' di terra rossa, un po' di terra marrone, un po' di terra gialla, lì si modella. Adamo, ed è per quello, dice il testo di Tabari, che nascono poi gialli, bianchi, rossi, neri, nerissimi. Ecco, e questo vuol dire, e questa è stata l'intuizione della fine della seconda guerra mondiale e dell'Europa che rinasceva, l'uguaglianza degli uomini e il diritto a vivere in pace. E tuttavia, vivere in pace, la, una, una parte della comunità sta da Enrique. Lei, lei stesso è stato in Giordania, in Siria, in Cisgiordania, a Enrique, proprio nel cuore, vicino a Ramallah, ecco, dove lei ha scritto mm, eh, il ruggito dei missili da Gaza a Tel Aviv, al contrario, gli aerei da Tel Aviv a Gaza e gli uomini smarriti sotto. Sì, io questo, questa cosa non la potrò mai dimenticare. La sera delle, delle 7 ottobre, noi eravamo in chiesa per recitare la compieta, l'ultima preghiera monastica e sentivamo questo rombo questa te che terra che tuonava la pancia della terra che tuonava il, il rimbombo nel cielo e questo salmo finale del salmo 118-119 come pecora smarrita vado errando questo è secondo me la sigla lo considero la sigla il titolo di questi ormai tre mesi eh, più di guerra l'uomo smarrito quella che noi assistiamo globalmente è un grande naufragio dell'umanità. Um, L'Islam per lei, non solo come interesse di studioso, è stato quindi una necessità per aver vissuto a lungo in questa terra, e, oltre che una vocazione, um, ma lei con i musulmani ci ha fatto i conti anche vicino a casa, mh? A, a Bologna, perché, eh, perché è diventato l'assistente spirituale dei detenuti islamici del carcere bolognese della Dozza e con loro è nata un sacco di, un sacco di storia, un progetto sulla Costituzione italiana che si chiama Dustour, uno spettacolo teatrale, Leila nella tempesta, so che un altro è in procinto di essere realizzato e, e anche una radio, cioè in collaborazione col Cardinal Zuppi, con la Diocesi di Bologna insomma si sono creati dei legami che sembrerebbero impensabili sì, eh, questo mi, mi consente di, dirle, di dire, a dire agli spettatori, anzitutto una cosa sul carcere, se mi consente. Il carcere, dove io da 12 anni eh, faccio il volontario e che sono stato coinvolto proprio per il contatto con i detenuti di fede islamica, sapendo l'arabo, le loro tradizioni, la cultura, è cioè... ehm, la specie di psiche profonda della nostra società. Cioè quando noi entriamo nel, nel corridoio dei, to, dei, dei trafficanti di droga, per esempio, che sono lì, sono decine e decine, centinaia di, di trafficanti di droga, piccoli e grandi, noi troviamo il bisogno dei nostri ragazzi, più o meno giovani, di sostanze il sabato o per eccitarsi o per calmarsi. Quando noi andiamo in alta sicurezza, i mafiosi, i mafiosi sono uno Stato nello Stato e rappresenta una tentazione che è sempre serpeggiante nella vita comune, fare lo Stato nello Stato. Quando andiamo nel, eh, nella sezione dei cosiddetti protetti o chiamati dagli altri detenuti gli infami, i sex offender, i pedofili, quelli che uccidono le donne, noi non troviamo dei mostri in senso assoluto, troviamo dei no problemi che noi abbiamo dentro. Quindi credo che occuparsi del carcere sia occuparci dei nostri problemi profondi. In questo c'è anche il contatto poi con i musulmani e con i terroristi. Terroristi? Eh, eh, non è un po' bonista, un po' utopica questa visione, questa ricerca di un dialogo che a noi obiettivamente con alcuni pare impossibile? Ma guardi, io, eh, io partirei dalle trasformazioni demografiche, eh, cogliendole su, su un orizzonte più ampio, l'uomo sulla Terra è un animale che è sempre andato in giro. È sempre stato un viaggiatore. Noi vediamo, eh, 200-300 mila anni fa, dall'Africa si va in Cina, si passa per l'Alaska, si, si va nel continente americano. L'uomo è in movimento e, e quindi è, è, nella nostra, è, nella natura, è nella nostra natura. Il, pe, il pensare di costruire dell'enclave, con questo non voglio togliere valore alla, alle nazionalità, essere francese, essere italiano, essere tedesco, tutte cose vere, ma mh, non si può neanche esagerare questo elemento, perché la crosta della Terra ehm, si trasforma e anche le popolazioni si trasformano e quindi non vuole essere buonismo dire che queste persone che arrivano, che costruiscono l'Italia del domani, sono centinaia di migliaia di persone che lavorano nei lavori più umili, e devono essere integrati e far parte di quello Ovviamente che. Ovviamente sì, liberi di restare, liberi di partire, con uno slogan secondo me felice e con un'accoglienza reale e non superficiale. Ma io mi riferivo ai fondamentalisti islamici con cui il dialogo pare impossibile. O no? ma, sì, eh, guardi, il, fond il, fondamentalismo, il fondamentalismo io lo definisco così e, e quello io l'ho visto molto, per esempio lavorando con, i, con i, le persone detenute in carcere, alcuni radicalizzati o in via di radicalizzazione, quindi io l'ho potuto vedere questa cosa, no? quel ragazzo che mi dice io voglio vivere per il califfo, per il califfato, ma perché vuoi vivere per il califfo? Perché lui mi punisca per quello che ho fatto. Perché voi, quello che voi mi date, io posso stare qua anche vent'anni, ma le cose che io ho commesso non sono purificate se non da una pena sharaitica. Eh? E, questa, e questa è una cosa. E l'altra cosa eh, che è tipico del, del fondamentalismo e del, del fondamentalista è di direi fotograficamente fare zoom invece di grandangolo. Ecco, noi adesso qua siamo, siamo in mezzo a delle macchine, no? quindi ci sono dei tecnici. Loro sanno cosa vuol dire fare un primo piano, fare zoom. No? E quindi su un occhio, su un naso, su, una, su un dito di una mano. Però poi fanno grandangolo, fanno vedere il panorama. Il fondamentalista normalmente è uno che vive di Zoom. Cioè mette a fuoco un punto che è quella che ritiene essere la sua fede, poi magari quella che ha imparato nel suo villaggio dal suo imam, poche cose e tutto il resto svanisce. Allora la deradicalizzazione, come noi la definiamo, da un punto di vista culturale e non securitario, mettere in catene le persone, ovviamente se uno fa del male bisogna prenderlo, ma da un punto di vista culturale significa aiutare le persone a fare grandangolo e anche a riscoprire. Per esempio, che le tradizioni islamiche sono circolate nei testi del Medio Oriente per secoli, le troviamo nella Bibbia, le troviamo nelle leggende giudaiche. Lei ha fatto un lavoro bellissimo e molto complesso e probabilmente anche sotterraneo, ha tradotto autori cristiani in arabo, autori arabi in lingua italiana, e quindi questo lavoro di connessione che appunto a noi, a noi, a noi non appare, invece appare quello che è un libro che non c'era in Italia almeno, etica islamica contemporanea che è uscito adesso. Ecco, al di là dell'interesse da studioso, io lo scorso, eh, le domando perché ci serve capire, perché lei spiega che l'Islam è un, un sistema religioso, etico, giuridico, ma dove l'etica è centrale, cioè come religione del comportamento. Esattamente, proprio così, c'è una formula in arabo che tutti i musulmani conoscono, chi ci ascolta magari che sa l'arabo, è din muamala, la religione è comportamento, io non so se uno di noi gli, gli abbotta, a calda, gli chiede, scusa ma che cos'è la religione, cosa risponde lui, ma non so, dogma. Fede. No, la religione è comportamento, quindi il comportamento è centrale e in questa epoca di globalizzazione i comportamenti dei musulmani entrano in contatto con tanti altri comportamenti e bisogna costruire diciamo, un'etica condivisa, che non vuol dire fare un brodo unico, ma un'etica un che sia ehm, compatibile con altri eh, principi e valori. E mi sembra di poter dire, insomma ho tanto lavorato in questi anni per documentarlo, che questa migrazione dei musulmani in Europa e anche in Italia stia producendo degli effetti. Eh, cioè nel rapporto, per esempio, con i non musulmani, eh, nei rapporti di famiglia, nei rapporti di vicinato sì, nei lei, rapporti lei, di valore, Lei lei individua vari settori, no? il rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, quindi dalla famiglia alla società, la società civile, eh, l'etica sessuale, l'etica medica, l'etica economica, ecco, individuando anche i punti critici, perché eh, per alcuni di loro è particolarmente eh, complicato muoversi tra tradizione e modernità, come per noi per Certo. Diversi, no? Certo. E, um, si sentono in qualche modo contaminati dai valori o dai disvalori in cui non riescono a inserirsi. Ma guardi, le faccio per, per eh, non allargare il discorso, fare una conferenza, ma le faccio un esempio: un esempio molto semplice di cui, tra quelli che, che riporto. Allora, a un musulmano è lecito dire a un cristiano buon Natale. Allora, se noi andiamo a trovare nei testi di etica diciamo, più, più classici, per esempio, fa, per fare un nome, Abu Bakr el-Jazairi, eh, algerino che è stato per tanti anni predicatore eh, a Medina, uno dei fondatori dell'Università Islamica di Medina, quindi abbiamo proprio, eh, proprio un puro, ecco, perfetto, la sua voce è autorevolissima: assolutamente no. No, lui dice no, non si può dire buon Natale a un cristiano, perché il principio è godere, gioire delle altrui festività, significa partecipare, partecipare dell'altrui fede e quindi contaminare la mia. Questo Abu Bakr al-Jazari. Troviamo un autore morto due anni fa, Yusuf al-Karadawi, che è stato la stella mediatica di Al-Jazeera, il grande predicatore, l'imam globale di Al-Jazeera, partito dai fratelli musulmani, quindi nessuno gli può fare un punto di eterodossia. Lui è stato tra quelli, tra i fondatori del Consiglio europeo della Fatwa, e su questo punto specifico dite, dite Buon Natale alla gente. Perché voi musulmani che abitate fuori da ter territori, paesi, a grande maggioranza musulmana, dovete avere buone relazioni con i vostri vicini. Dire Buon Natale non corrompe la vostra fede. Questo significa, mi sta dicendo, che ci sono vari Islam e a noi però siamo sempre alla ricerca di quello moderato, ne vediamo pochissimo man mano che il tempo avanza. Ma soprattutto, al di là del Buon Natale, a me interessa molto di più, per esempio, per quanto riguarda l'etica, il comportamento nei confronti delle donne. Ecco, questo, su questo eh, certo l'Islam eh, deve fare dei passi a una tradizione antica molt, molto stretta, anche rivelata. ecco, L'abito delle donne, la donna potrebbe mostrare solo l'ovale del viso e le palme delle mani. Ecco, quindi, per esempio, il burco, il velo completo, non è veramente islamico, non è della, della sunna islamica, la poligamia. Questi sono, tutto, sono tutti problemi reali. In realtà anche qua, e questo è un Invito, un invito che faccio a lei, a voi, a TV2000, ai, ai telespettatori, a un po' navigare sui, sui, siti, sui siti islamici, perché lì si trova, per esempio, il Consiglio europeo della Fatua, ehm, per fare un esempio specifico. Un altro, proprio sulla donna, una fatua abbastanza recente in cui, come si sa, una donna musulmana non può sposare un uomo non musulmano. Allora cosa succede? Quando un ragazzo si innamora di Fatima, Fatima gli dice, guarda, per favore, fallo per i miei, eccetera, eccetera, andiamo, andiamo al, al consolato, fai una firma su un foglio, adesso un po', un po così banalizzo, eh? certo ti chiedono, devi fare una cosa sul, sul serio, deve essere molto seria, ma in realtà si sa che è per sposare Fatima che io firmo un, una carta di conversione allora il Consiglio Europeo della, della Fatua in uno dei suoi pronunciamenti ha detto non si deve la donna musulmana non può sposare un musulmano ma se lo fa lo stesso adesso cito a memoria mm -hmm. eh, ma nel libro chi vuole lo, lo trova noi diciamo alla famiglia Aiutate questa donna a tenere la sua fede, la fede dei suoi figli, non, eh, non si, avete dei comportamenti dissestanti verso co questa coppia. E poi la cosa che mi sembra più importante di tutta, alla fine, dice: in nessun modo questa unione può essere considerata zina, cioè fornicazione. Perché, perché il principio è perché non si può fare tu metti il tuo matrimonio non è valido. E quindi il Consiglio dell europeo della Fatua ovviamente è un pronunciamento, la Fatua non, ha, non è legge, non ha valore vincolante, ma è un'apertura molto importante. E noi sappiamo di tante donne, di tante donne musulmane che sposano uomini che non sono musulmani, che non lo divengono, hanno delle belle famiglie, sono sereni, conservano la loro fede. A me sembra una cosa bella. Certo, Poi se il ragazzo si converte, be benissimo, e se la ragazza si converte è un'altra cosa, però il principio, ecco, che eh, l'amore, questo che vorrei di dire qua e anche dire ai musulmani che ci, che ci ascoltano, l'uomo e la donna si amano da quanto? 200-300 mila anni. Ecco, le religioni istituzionali hanno qualche secolo, qualche migliaio di anni, quindi, eh, come noi vediamo nei, nei matrimoni misti, abbiamo un testo bellissimo fatto da Paolo VI, Matrimonia Mixta, eh, che è stupendo: si, la Chiesa riconosce nel matrimonio misto di persone di, di religione dispari una verità che antecede. La stessa istituzione. Senta, al di là dell'arabo, che ci ha messo non so quanti anni, insomma, credo sia difficilissimo, non so come ha fatto a impararlo così in fretta, ma da un po' di tempo si è buttato a studiare il cinese. Ma perché? ma Questo fa parte. La brava del sapere non è un peccato per i monaci, no? no, no. no? Beh, il, il monachesimo è stato così da sempre. Certo. Uno, appunto, non si sposa. E quello che si sposa. Eh, che, eh, San Paolo dice deve occuparsi di sua moglie e dei suoi figli, giustamente per Bacco. No? Eh, invece, il monaco, ecco, se non, non si intristisce nella cella, ha il mondo davanti. Santa Teresina, sappiamo che è la patrona de 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 missioni. De delle missioni. Eh, Dossetti eh, ha sempre guardato ver verso l'estremo oriente proprio perché era così credente convinto della verità di Cristo, eh, diceva eh, però che bisogna andare in quei luoghi della terra che sono enormi dove Cristo è, è, è sc quasi sconosciuto. Questa è una cosa. E l'altra cosa, e quindi per me questo è stato un impulso, è proprio l'interesse, così tanti anni di interesse coltivato per l'Islam, ormai sono vent'anni che me ne occupo, ovviamente insieme al mio cristianesimo, la Bibbia, comunque diciamo in questo alveo del monoteismo, Avevo il bisogno anche spirituale, senza anacquare le, le verità e le mie convinzioni di fede, di sentire anche altre cose. Cioè, se c'è una sapienza di Dio, e noi con Giustino Martire parliamo di sem seminaverbi, no? Seminaverbi. Ecco, crediamo che la sapienza di Dio parli attraverso tutti i popoli. Ecco, dove è là in Cina? E ci sono cose stupende in Confucio. Per esempio, non fare agli altri ciò che non vuoi, sia stato fatto a te stesso. Uno dei detti dei dialoghi di Confucio. Eh, sì, io sto soltanto pensando, proprio banalmente e rozzamente, alla difficoltà di entrare in una lingua così complessa e quindi in una cultura così diversa dalla nostra. No? Però è una sfida. Sì, sì teniamo, teniamo presente. Qua adesso faccio pubblicità per il cinese. Il cinese è una grammatica, una sintassi semplicissima. Ah. Non hanno singolare, non hanno plurale, non hanno maschile, non hanno femmile, non hanno presente, non hanno futuro. Ecco tutto. Ecco, allora dice: una, è una lingua incolta, barbara, una lingua che ha fa fatto delle no. cose sublime. Ma. Con tutti questi quadretti, che sono gli ideogrammi, i caratteri cinesi, mettendosi insieme fanno questo mosaico da cui viene il senso. La testa deve pensare in un altro modo. Eh, lei prima di diventare monaco e portare quest'abito suonava benissimo il piano e soprattutto jazz. Io volevo chiedere una musica, una canzone, non so se un pezzo jazz o le viene in mente altro. Sì, eh, diciamo che il passaggio, la dico subito. Il passaggio per me è stato dal jazz. L'ultima cosa che ho ascoltato è stato Pat Mitini, oh. ecco, che, che mi ha transitato, transitato direttamente al gregoriano. <ride> che, essendo una musica modale, ha delle intuizioni di una modernità. Per esempio, il, il Chiri e Quarto degli Apostoli, per fare un esempio, l'avessi sentito Miles Davis o Wine Shorter, sarebbe diventato matto, perché è di una modernità incredibile. Però il pezzo così che voglio cita citare è Sub Tum Presidium, però in arabo, che è quello che noi cantiamo in parrocchia quasi tutte le domeniche alla fine della messa. E glielo accenno, poi magari eh, lo mettiamo Poi lo mettiamo e lo ascoltiamo eh? insieme. Allora, Tanto grazie. Subtum presidium, eh, con confugimus. Eh, in, in arabo fa Fi Dilli Hei Nalta Ma Tilbatana da 한다마나도우기.